perché lui è lui. 43 sentici. Ciao a tutti ragazzi, sono Duke e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Infinity, il 104. 104 episodi! Mi sono un pochino portato avanti. Allora, devo uccidere sto coso qui e vi annuncio che ragazzi, buona domenica a tutti, intanto buona domenica, che fate di bello oggi? Andate a mangiare dalla nonna, dalla zia, dalla cugino, dalla moglie, dalla cognata, mangiate a casa con i parenti, senza parenti, andate al McDonald's, andate al ristorante, non la faccio... comunque, raccontatemi cosa fate nei commenti. Io cosa faccio oggi? Sto registrando questi video per voi e poi nel pomeriggio, credo presto, verso le 3, le 4 come ieri, andremo in live a nerdare anche oggi. Sabato e domenica da nerd ragazzi, perché purtroppo non si sta bene, si sta a casa, non si esce e si nerda, si fa quel che si può, si lavora, tra virgolette, anche di domenica. Ragazzi, un bacione e un abbraccio da Luke... che è finita, non ancora cominciare, non è che sei scemo, sei... che cacchio. Ragazzi... ho fatto qualcosa di nuovo, cioè qualcosa di nuovo nel senso che ho fatto ieri live e l'ho ripetuto oggi qua, però cambiando un po' il design. Ieri ne ho fatto uno, oggi ne facciamo quattro, ok? Vi faccio vedere. Con le slab si fa questa ambaradam qui, questo ambaradam qui, qua, 1, 2, 3, poi si stacca di uno, 1, 2, 3, si stacca di uno, 1, 2, 3, si stacca di uno, 1, 2, 3 e si stacca di uno. Al centro si lascia un buco vuoto e si fa in questo modo. Ora si riempie tutto d'acqua. Basta ragazzi prendere l'acqua, metterla una a sinistra, una a destra e si crea la fonte infinita. Si prende dal centro, una a sinistra, una a destra, fonte infinita. Una a sinistra, una a destra. Ricordate di prendere l'acqua sempre dal centro, se no se la prendeste da qua la togliete, ok? Qua, ecco, fatto, fatto. Ecco i quattro punti con appunto i punti, appunto. Ora mi servirebbero ragazzi 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18 per 2, per 4. Okay. È fantastico. Arrivata la parte dei calcoli, ragazzi. Ora, sapendo che dobbiamo fare 36 di questi fiori, che sono fiori che ciucciano acqua e creano mana, ragazzi, ragazzi, dobbiamo fare un paio di tre calcoli. 36. Per cui dobbiamo fare 3. Mi servono 3 ciani per 36. Ok, 108. Per cui 108 ciani. Andiamo a vedere se abbiamo 108 ciani, se no mi tocca andare in giro a cercarli. Qua abbiamo il ciano, che è il secondo. Questo qua? Quanti ne abbiamo? 10. Aspetta, qua c'è il ciano, che è questo qua, il primo. Ne abbiamo di ciani. Fantastico, fantastico. Eccoci, ragazzi, ho raccolto un sacco di roba. Andiamo a dormire, prima che succeda un patatrac. Ho raccolto un sacco, ma 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 un sacco di roba. Ok, si era incantato il disco? Allora, vediamo un po' cosa abbiamo raccolto. Trasformiamo tutto, perfetto, perfetto. Abbiamo detto me ne servono 108 di ciani. Wow, a voglia, abbiamo un bel po' sacco, ne abbiamo. E trasformiamo il tutto qua. È successo un patatrac, ragazzi. I fiori notturni e i fiori solari dopo un po' scompaiono perché seccano. Ok, sono fiori da early game, inizio game. Dopo un po' seccano, perché bisogna fare i fiori un po' più avanzati. Il problema è che adesso io non c'ho mana. Ora ragazzi, 36 ciani devono diventare in questo modo, ossia quelli più potenziati, e 36 blu potenziati, per cui mi serve tanto mana. Facciamo questo fiore, ragazzi, pam, ok, che è nuovo anch'esso, cioè nuovo nel senso non abbiamo ancora fatto, che ci dovrebbe dare un po' più di mana. Lo mettiamo qua, questo fiore va a carbone, o a carbone, o a legna, comunque sia combustibile. Io qua ho della legna, per esempio, buttandoli della legna sopra, in questo modo. Dopo che facciamo i blocchi di carbone, dovrebbe produrre più mana. Vedete come sale più velocemente il mana? Senza di quello saliva che faceva schifo. Ne facciamo altri di questi, ora che abbiamo un po' più di mana. Per cui dobbiamo fare, facetemi pensare, ancora due marroni. Ancora due marroni, dobbiamo trasformare. Uno e due, perfetto. E altri, mi sto un po' rimbambendo adesso. Il marrone. Ah, i rossi, perfetto, i rossi. Me ne servono ancora 4 e questi no. Allora, 1. Ok, andiamo un po'. Sì, guarda quanto ne arriva. 2, 3, ancora 1. Dai. Facciamo l'ultimo, che è questo. È un seme. Ehi, cosa mi manca? Ah, il rosso. Fantastico.
andiamo a prendere dei blocchi di coal. Vediamo se li abbiamo. Cioè dovremmo avere un sacco di coal. Creiamo i blocchi. Ah, qua ho creato il mob grinder che poi vedremo. Per cui andiamo di qua. Facciamo così. Voilà. E prendiamo un po' di blocchi di coal. Con i blocchi di coal, ragazzi, mi hanno detto che fa un po' più di energia ed è molto più veloce perché appunto consuma i blocchi. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, mettiamo uno qua, uno qua, uno, mettiamo qua e uno qua. Vediamo un po'. Li buttiamo i blocchi sopra. Dovrebbe già stando creando energia. Vabbè, avete sentito il rumore? Che botta di mana ha mandato. Guarda quanto mana. Vabbè, sì, GG. GG a sti fiori. Il problema appunto è che si possono automatizzare, ma quelli dell'acqua sono un po' meglio. Lo faccio vedere dopo. Allora, abbiamo detto 36 di questi e 36 di questi mi servono da trasformare. Cominciamo. Ok, forse ce la facciamo. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. 30. Dai, 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 su. Dai, dai, fia. Ragazzi, sono pronto. Buon viaggio. Allora, sono due ciani. Poi uno, 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 uno. Fatto. Mamma mia. Adesso dobbiamo farne 36. Ho lanciato il secchio. Mi raga, stanco, sono stanco. Non immaginate che palle fare ste cose. Mamma mia, mamma mia. L'ultimo. L'ultimo, ragazzi. L'ultimo, ragazzi. L'ultimo. L'ultimo. Fatti tutti. Ok, li andiamo a posizionare. Ora, guardate, questo fiore messo qua, sentite, una sorta di beveraggio. Ok, guardate come li ho messi. Negli angoli e al centro. Devono stare vicino a una fonte infinita d'acqua. Sentite questo rumore di beveraggio? È perché loro stanno risucchiando il mana. Guardate, sono quasi tutti pieni, vedete? Il viola e il mana. Fantastico. Ora dobbiamo fare 1, 2, 3, 4... 5 spreader, questi qua, come si chiamano? Gli spreader, punto, 5. Due già li ho, me ne servono altri 3. Per cui raccogliamo questa ambardam qua. Intanto ho finito il cibo, ragazzi. La cosa figa di questo impianto nel video scorso è che mi torna indietro tutte le tin can, per cui non è più un consumo. E se le faccio è perché durante il combattimento, eccetera, comunque sia, mi ripristina la vita istantaneamente. Per cui ciao succo di frutta, succo di frutta diventeranno tin can. Tanto ogni succo di frutta me ne dà 5 di tin can, guardate. Guardate, perché ripristina due cosciotti e mezzo. Pam, fatto. Ok, allora, andiamo qua e craftiamo. Mi serve questi qua. Mi ha detto 3 ancora, giusto? Per cui facciamo così, 3. Ah sì, li buttiamo dentro. Poi 3 petali, che già ho. E del gold. Del gold. Del gold, che lo buttiamo dentro, anche esso. Ok, 1, 2 e una 3. Fatte. Ah, ne posso fare ancora? No. Perfetto. Ora logicamente, ragazzi, romperò tutto sto mana, poveretto. Quanto ne abbiamo dentro? Vediamo se ne abbiamo tanto, poco. Quanto ne abbiamo? Ma sì, è poco. Rompiamo. Che poi non è poco, È veramente tanto il mana all'inizio. Ok, sti fiori poi vediamo dopo. Allora, andiamo al centro e li mettiamo il mana pool. Questo è poco ma sicuro. Qua al centro, bam, mana pool. Ora, qua in alto, li mettiamo, per esempio qua. Per esempio qua. Li mettiamo questo. Ok, bello. Ora ad ognuno di loro gli mettiamo uno spreader in alto. Vediamo se basta metterlo qua sopra. Proviamo a linkarli. Questo qua, vedete, non è linkato. Lo linkiamo là. Li linkiamo tutti lì. Vediamo un po', là. Là, quello sotto si può linkare. Yes, è scaricato. Vedete che scaricano. Questo per esempio è pieno, vedete. Shift tasto destro, shift tasto destro. E si svuota. Perché non si svuota? Perché non si svuota? L'ho linkato bene. Ah ok, perché è pieno lui. Vedete, pieno. Fantastico. Lo linkiamo lì. E anche questi li linkiamo lì. Faccio vedere uno, poi gli altri li faccio io. Ok. Ora questo dobbiamo linkarlo a quello generale. Bam. Ok. Sta passando tutto il mana. Vedete? Il mana che arriva. Bellissimo. Ora tutto questo mana lo dobbiamo buttare qua dentro. Ma lo facciamo dopo. Ok ragazzi, viene una cosa del genere. E ora tutto questo lo linkiamo qua. Bam. E ora passerà tutto il mana. Guardate ragazzi quanto mana stiamo producendo. Che non è tanto, ma per noi basta e avanza per adesso. Questi fiori per esempio li possiamo anche togliere, ormai che li abbiamo.
Quelli gialli tanto poi scompariranno, per cui non ci interessa. Ma almeno questi qua li teniamo, questi qua. E li metterei tutti qua, guardate. 1, 2, 3. E la 4. Ma sì, ne abbiamo un altro in più. 5. Questi li mettiamo qua, tanto scompaiono. Voilà. Vediamo se sono già linkati. No, non sono linkati. Questi qua, per esempio, li linkiamo qua. E a noi non interessa, ok? E anche questi qua del carbone sono già linkati. Vabbè, li linkiamo qua. Ok. Ok. E ok. Ragazzi, abbiamo un botticello di mana. Guardate quanto mana fa, produce uno, vedete? Quando arriva quasi a metà, li butta poi in quello generale. Vedete quanto consuma? Per 4. Io spero vi sia piaciuto. A parte è proprio figo da vedere. Proprio figo, 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 figo. Questo perché, ragazzi, mi tocca raccogliere del mana per fare poi cose più avanti. Per cui devo lasciarlo lì farmare, farmare, farmare e fare un sacco di mana. Qua abbiamo fatto un grinder che poi vedremo a che ci serve. Lo mettiamo qua nella chest dei ricordi. Questa è tutta roba che poi dovrò fare, vedete? Devo fare anche l'impianto di questo che già ve ne avevo parlato. Ok. Ok. Ragazzi, io non so se introdurre la Witchery o la Towncraft. Perché qua dietro ho un node. Che non è un transfer node, ma un node della Towncraft, vedete? Un aura node. Questo qua mi serve un aggeggio per poter vedere che c'è dentro. Non rompiamolo, non rompiamolo perché poi ci corrompe il mondo. Devo mettere un filtro qua, ragazzi. Allora, insert un filtro. E li mettiamo questo. Li mettiamo questo. E li mettiamo questo qua, che non hanno MC, ok? Perché si è riempito, vedete? Si è riempito tutto. Ok, ora ha ripreso a funzionare, ecco qua. Ha ripreso a funzionare, era tutto fermo, ragazzi. Era tutto completamente fermo. Perché appunto si è riempito il pit, vedete, 256. Ora, finché non faccio il potenziamento, il pit arriva qua. E infatti qua era tutto fermo. Ok, 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 ok. Guardate, mangio, pam, mangiato. Avete visto? Ora, devo andargli a mettere a posto questa roba. Oh, che così almeno rifunziona la carbonella. Poi posso farglielo anche che va direttamente, senza che aspetto io mumpirla. Questi li ho trovati in giro, non so perché. Forse da sotto sono saliti sopra, bah, non lo so. Mettiamo a fare gli altri, fantastico. Ok, iniziamo, ragazzi, a reintrodurre Witchery, che è una delle mod più fighe che esistano. Allora, anche se in single player un po', però vabbè, io la insegno, poi vedete voi. È una mod quasi totalmente da multiplayer, perché si può fare molto più avanti delle bamboline voodoo, delle macumbe, delle molte cose. Allora, cominciamo, come per cominciare la Witchery, ragazzi, si comincia in questo modo. La Witchery possiede molti alberi e fiorellini, ma che non possiamo ottenere in altri modi se non con la Witchery stessa. Facciamo la Witchery Oven, che sarebbe il forno della Witchery. Molto semplice, fatto. Vediamo se riusciamo a fare anche i fumel, i potenziamenti sarebbero. Cosa manca? Ah, ok, qualche secchio. Facciamo subito. Voilà. Manca il secchio di lava. Nessun problem. Facciamo così. Dai, dai. Lava. Allora, di questi qua, ragazzi, di questi di questi potenziamenti ne possiamo mettere massimo 3. Ok, per cui ricordatelo, massimo 3. Voilà. 1, 2. Ne facciamo 3. Ok. Poi possiamo fare anche, volendo, questo qua che è potenziato, che però ci serve un diamante che si fa sempre con la Witchery, per cui non possiamo a inizio Witchery. Allora, abbiamo qua, ho fatto una cosa qua, che qua faremo la nostra amica Witchery, ok? Io farei il forno qua, che ne pensate? Poi si possono mettere, allora, uno di lato, vedete che si unisce, uno di lato, e quando lo mettiamo qua sopra, shift tasto destro, cambia la texture, ma è sempre lo stesso, ragazzi. A che servono questi tre cosi? Niente. Innanzitutto, cioè, servono a velocizzare la cottura, ok? Vi faccio vedere magari dopo con e senza. Mentre quello potenziato ci velocizza la cottura e ci dà una chance in più di drop, ok? Però è molto più potenziato. Ora, cosa va là dentro, ragazzi? Lo vediamo dopo. Dobbiamo andare a fare i mutandis come prima cosa, molto importante. Bisogna andare a fare i mutandis della Witchery, che sono questi qua, ragazzi. Non quelli extremis, ma quelli normali. Come si fanno? Bisogna fare il calderone. Facciamo anche il libro prima di tutto, ragazzi. Il libro della Witchery, quello blu. Ok, e andiamo a vedere come si fa il calderone. Beh, beh, beh. Beh, beh. Beh, beh, beh. Beh, beh, beh. Non è questo. Questo è tutto quello che abbiamo dalla Witchery, ragazzi. Allora, ci servono questi qua. Questi qua, la mandracola,
Oh, la bella donna l'abbiamo. La mandracola è questa qua. Questa era la water. Oh, abbiamo tre di questi. Dobbiamo andare a controllarli, ragazzi. Adesso dobbiamo controllare i garlic. Potrebbero servire. Ok, abbiamo bisogno di un paio di cose che ora facciamo. Però prima voglio andare a controllare, ragazzi, gli gnometti. Perché mi hanno detto che tramite bug si liberano. E infatti non ci sono. Il cacchio. Ce ne sono molti di meno, ma ci sono. No, ci sono tutti. Oh, un altro. Ok. Non hanno distrutto il mondo, dai. Non hanno distrutto il mondo. Dai, due. Fantastico. Mi sto rimbambendo. Devo andare giù, devo andare giù a mettere questo blocco, ragazzi, per togliere i rumori, per forza. Perché mi sto rimbambendo. Allora, andiamo dall'ambardam qua. Dov'è? 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 Facciamo, ragazzi, uno speaker. Facciamo dei canali. Che sono questi qua, se ve li ricordate. Facciamo un po', vabbè, 60, porca boia. Facciamo un calderone. Un calderone che si fa in questo modo. Ok? Ci servirà dopo. Ora, andiamo lì. E li piantiamo tutti. Ho fatto, ragazzi, l'orticello con quasi tutti i semi principali della witchery. Principali vuol dire quelli principali. Allora, questo qua è a metà. Facciamo così. No! Pirla che non sono mi. Pirla che non sono mi. Devo mettere i canaletti, non questo qua. Mettiamo i canaletti, facciamo una switcheria. Una switchera. Facciamo una switchera. Andiamo qua al centro. 1, 1, 2. Non è ancora al centro. Qua. Li mettiamo sotto. Che schifo. Voilà. Almeno annaffiamo tutto. E dobbiamo attendere che crescano adesso. Ragazzi, differenze nessuna. A parte questi qua che si piantano in acqua. Come potete notare. Questi fiori sono quelli acquatici, si piantano in acqua. Gli altri, adesso vi faccio vedere anche il drop che hanno. L'unica cosa sono le mandracole, queste qua. Queste qua, le mandracole, ragazzi, molto pericolose. Vanno raccolte di notte, perché di giorno vi faccio vedere che accade. Ok, guardate, ragazzi, di notte, se andiamo a raccogliere le mandracole, non succede nulla. Ci dà il seme, logicamente un seme. E poi ci dà la mandracola root, quella che servirebbe a noi. Ma, se dovessimo farlo di giorno, allora, senza andare a dormire, io qua dovrei avere lo zaino...